Buongiorno, benvenuti alla fase provinciale dei campionati studenteschi di Napoli. Gli allievi sono già entrati in campo, avranno un percorso di 2500 metri e faranno la partenza a 1000 metri dal punto di arrivo. Vediamo che sono già sistemati sulla linea di partenza. Dovremo vedere due passaggi per la zona dell'arrivo, prima dell'arrivo finale, quindi il loro incanalamento nella zona che viene denominata imbuto. Nel punto d'arrivo, se la regia ce lo fa vedere, la giuria sta già predisponendo l'imbuto e sta organizzando quello che poi sarà l'ingresso dei nostri atleti. Intanto sulla linea di partenza i ragazzi si stanno preparando e i giudici stanno facendo gli ultimi controlli per quelli che sono i cartellini identificativi che ogni ragazzo ha attaccato vicino al proprio pettorale e che servirà poi per identificare l'ordine di arrivo. Il numero di allievi che oggi parteciperanno a questa gara di corsa campestre è di 92 atleti. Vi ricordiamo che questa manifestazione dei campionati studenteschi è organizzata dall'Ufficio Scolastico Regionale Campania, Ufficio Scolastico Undicesimo, dell'ambito provinciale di Napoli. Il coordinatore regionale è il professor Raimondo Bottiglieri, mentre la referente territoriale per Napoli è la professoressa Anna Piccolo, che hanno curato la maggior parte dell'organizzazione di questa manifestazione in collaborazione con la FIDAL e quindi con il presidente della FIDAL provinciale, Corrado Grasso. Ancora qualche minuto, vediamo che ormai i ragazzi sono tutti allineati sulla linea di partenza e potremo assistere a questa prima competizione. I giudici stanno dando le ultime indicazioni che riguardano il percorso per come seguirlo e dopodiché aspetteremo il via con il colpo di pistola classico che vede i ragazzi partire. Il numero elevato di ragazzi chiaramente comporta qualche problema, però ecco che i ragazzi adesso si preparano con il piede in avanti, pronti alla partenza. Ecco il colpo di pistola, sono partiti. Vi ricordiamo che la difficoltà di questa gara spesso è nella capacità di gestire il ritmo col quale affrontare la gara. Vediamo che il concorrente che è avanti a tutti quanti gli altri, è partito con un passo già molto veloce. In genere non sempre riescono a mantenere i partecipanti questo passo, ci auguriamo per lui che questa cosa questa volta riesca, significherebbe surclassare tutti gli altri partecipanti all'arrivo.
il gruppo è ancora abbastanza raggruppato, è una bella fila lunga di ragazzi che più o meno mantengono lo stesso passo per adesso. Tutto può succedere nell'ordine di arrivo ancora. Mentre il concorrente in testa ha già cominciato un pochettino a rallentare, evidentemente ha dosato meglio il suo passo in virtù del distacco che ha preso dagli altri concorrenti. Ecco che adesso si appresta il concorrente in testa e tutti gli altri ad entrare nella zona di campo adiacente, che è un po' più nascosta alle nostre telecamere e che vede il percorso quindi prolungarsi su questo terreno che è decisamente perfetto per poter svolgere questo tipo di competizione. Ci troviamo a San Giorgio a Cremano e questi sono i campionati studenteschi per le scuole superiori. Le gare di corsa campestre per le scuole superiori. Non riusciamo a distinguere bene tutti quanti i partecipanti. Vediamo, intravediamo però questo serpentone di atleti che nel campo, nello spazio di campo adiacente al nostro, continua a inseguirsi. Intanto abbiamo già un atleta che sta per passare nella zona di arrivo, questo è il primo passaggio. È il concorrente con il pettorale 143. Mentre, ecco, sentiamo anche gli insegnanti che dall'alto danno indicazioni ai propri atleti dicendo che possono anche cominciare ad aumentare il loro passo. Questo è il primo passaggio. Cominciamo a vedere già qualche sguardo un po' più sofferente. Ricordiamo che la maggior parte di questi ragazzi hanno tutti una preparazione atletica che è esclusivamente scolastica. E quindi sicuramente non è una preparazione approfondita per poter fare agevolmente questo percorso, per alcuni di loro chiaramente. È quasi completato il primo passaggio per quasi tutti gli atleti, ne restano pochi in coda che hanno rallentato e qualcuno si avvicina di passo. Intanto vediamo che stanno attraversando il campo il professore Raimondo Bottiglieri, che abbiamo prima ricordato essere il coordinatore regionale. Ancora qualcuno sta attraversando la linea d'arrivo. I ragazzi adesso sono decisamente molto più distanziati fra di loro. I giudici si preoccupano di continuare a dare le indicazioni ai ragazzi affinché seguano correttamente il percorso. Dal ciglio della strada c'è un pubblico che segue la gara.
sono per lo più compagni dei ragazzi che stanno gareggiando e incitano chiaramente i propri compagni. Intanto vediamo che proprio in virtù dell'elevato numero di atleti la giuria ha organizzato un imbuto ben più lungo di quello che era stato preparato, questo per poterli meglio canalizzare ed evitare qualunque tipo di confusione nell'ordine di classifica. La classifica che è data chiaramente non da come si troveranno nell'imbuto, ma da come passano la linea di partenza, ed è su quell'ordine del passaggio della linea di partenza che poi vengono incanalati nell'imbuto per conservare l'ordine di arrivo, e a quel punto non può essere certo più modificato. È spettacolare vedere tutti questi ragazzi adesso che colorano il campo con le loro maglie. Ormai sono decisamente molto molto più distanziati fra di loro. Una parte si trova già nella parte di campo adiacente, mentre stiamo per avere un passaggio sull'arrivo. Ed è il numero 151 che entra per primo nell'imbuto. Poi il 149, pettorale 149, che passa per secondo nell'imbuto, e a seguire il 152. Questo è l'ordine di passaggio al momento nell'imbuto dei primi tre. La giuria si preoccupa adesso di verificare il passaggio sulla linea di arrivo e l'ingresso nell'imbuto. Vedete come i giudici prendono da vicino al pettorale il cartellino identificativo che determinerà poi l'ordine di classifica. Sentite come vengono date tutte le indicazioni per evitare qualunque forma di confusione, intanto che i ragazzi via via che escono vanno a riposarsi dopo questa prima fatica. Qualcuno già si butta a terra all'uscita subito dell'imbuto. Ma questo mi butta il numero 3 anni davanti. Direi. Sì, sì. Volete il butto? Chiaramente la gara è supportata dalla collaborazione dei medici con l'ambulanza posta quindi nelle vicinanze per ogni evenienza, cosa che ci auguriamo sempre non serva per nessuno. Allora proviamo adesso a conoscere gli atleti che sono arrivati per primi. Sì, allora il primo classificato chi è? Allora cortesemente ci mettiamo di fronte alla telecamera da questa parte, vieni, avvicinati a me. Come ti chiami? Giovanni. Giovanni? De Felice. Giovanni De Felice, quale istituto rappresenti? Sbordone di Napoli.
Giovanni, sei ancora affaticato, vedo, nonostante ti sei già un po' recuperato. No, non molto, visto che facciamo atletica non è stato molto difficile fare questo. Fai atletica soltanto con la scuola o anche? No, come sport proprio. Da quanto tempo lo fai? 5 anni. Ma hai cominciato tu a condurre la gara? Grazie a queste gare qua che il mio professore mi chiama e mi piacque lo sport, gli amici, le amicizie che si sono formate e quindi ho continuato. Dov'è che hai cominciato? Da quale scuola? La Verga di Napoli. Che era una scuola media? Sì. In che classe stavi? Sezione B col professor Mangione. Sì, sezione B però dal primo anno? Primo anno. Quindi hai cominciato già dal primo anno. Adesso in che classe stai? Terzo liceo. Quindi sono 6 anni che già fai questo? Sì, non ho iniziato proprio all'inizio della prima media, però 6 anni quasi. In questi 6 anni hai partecipato sempre a queste gare e con quali piazzamenti? Piazzamenti non eccezionali perché non diciamo sono un fenomeno, però comunque mi sono saputo divertire, partecipato ai campionati nazionali e tanti altri diciamo sfizi mi sono tolto. Vabbè, hai saputo divertirti, però il lavoro evidentemente premia perché negli anni, oggi il primo posto l'hai conquistato. Va bene, grazie. In bocca al lupo. Grazie. Ciao. Il secondo classificato invece, che avevamo chiamato con il pettorale 149, come ti chiami? Di Napoli Sergio. Della scuola? Sbordone sempre. Ah, quindi siete della SEB allenati insieme a questo punto, avete condotto? Sì. L'insegnante, vieni, stai vicino alla camera. L'insegnante tuo come si chiama? Prof. D'Alessandro, professoressa D'Alessandro. È una professoressa? Sì. Quanto tempo vi allenate? Io da 1 anno e mezzo. No, nell'ambito dell'allenamento scolastico, come ore, quanto tempo dedicate alla settimana? Ah, due ore, cioè 2 ore ogni giorno per 6 giorni. Con la scuola 2 ore ogni giorno? No, con la mia società di atletica leggera. E con la scuola invece? No, con la scuola non faccio atletica. Faccio atletica solo con la società sportiva. Quindi hai prestato praticamente alla scuola quelle che sono le capacità che hai maturato altrove. Ma dove hai cominciato tutto? Sempre alla Giovanni Verga di Capodimonte. Eravate compagni di classe, no? No. Quindi la Verga è una fucina a questo punto di atleti. Ok, ti ringrazio, in bocca al lupo. Grazie. E ci avviciniamo al terzo classificato, che sei invece di quale scuola? Lo Sbordone. Ecco, allora la Sbordone ha dominato praticamente al 100% su questa gara. Vi allenate insieme, immagino. Sì, sempre al San Paolo con l'Enterprise Sport and Service, che quest'anno ha anche vinto lo scudetto a livello nazionale, come dei più adulti. Quindi diciamo. Avete una preparazione atletica decisamente al di fuori. Diciamo. Sì. E comunque noi ci siamo sempre tutti quanti alla Verga grazie al professor Mangione, che appunto ci ha portato sul campo, quindi abbiamo sempre partecipato a gare scolastiche sia campestre che in pista con piazzamenti sempre intorno alla 10ª posizione più o meno, sia come squadra che come personalmente. Perfetto, ascolta, adesso tu in che classe stai? In terza pure tu? Sì, in terza. Come progetto, pensi che questo sarà una cosa che farai ancora per molti anni al di fuori del contesto scolastico a questo punto, immagino, oppure pensi che è una parentesi che si lega soltanto a questo periodo nel quale sei anche nell'ambito scolastico? No, credo che l'atletica sia molto appassionante, quindi la continuerò anche fuori dalla scuola, perché non bisogna sempre pensare ai classici sport come il calcio, e quindi bisogna anche cercare altri sport alternativi che sono ugualmente appassionanti e gratificanti dal punto di vista agonistico e d'allenamento. Allora io ti faccio anche un altro augurio, di non inseguire oltre ad altri sport come dicevi tu, esclusivamente soltanto altri sport, di non inseguire soltanto il sogno del piazzamento ma anche il sogno del divertimento e quindi di continuarlo a fare. Quella è la base dei valori dell'atletica, di divertirsi sul campo con gli altri. Bravo, e quindi di arrivare anche in una terza età dove potrai continuare ancora a correre. In bocca al lupo, ciao. Questi erano i primi 3 classificati e adesso continuiamo a seguire le altre attività. Sì, eccoli là. Ecco intanto che vediamo che le allieve si stanno cominciando a predisporre sulla zona di partenza che come abbiamo detto è a 500 metri dalla zona di arrivo.
sono 56 partecipanti e anche loro dovranno effettuare due passaggi per la zona dell'arrivo. Ricordiamo che queste sono le fasi provinciali di Napoli della corsa campestre, quindi fa capo alla Federazione di Atletica Leggera, campionati studenteschi. Ecco che si avvicina a noi finalmente il coordinatore regionale, professor Raimondo Bottiglieri. Siamo amici, non facciamo falsità televisive, diciamo direttamente no. Raimondo, come va? E volevamo sapere una cosa, quelle che sono le difficoltà, che in genere non vengono mai considerate, organizzative per fare una manifestazione del genere? Le difficoltà sono sempre dietro l'angolo, l'ultima è arrivata ieri pomeriggio alle 3:30 che per un guasto sulla zona qui a San Giorgio il comune ha fatto chiudere le scuole, per cui abbiamo avuto difficoltà nella gestione dei ragazzi, la scuola non ha acqua ma naturalmente noi abbiamo pronti sempre i piani B, abbiamo procurato acqua a sufficienza per i servizi all'ultimo momento, stamattina piuttosto presto, e quindi questi sono gli inconvenienti sempre dell'ultimo minuto. Noi, l'importante è avere sempre una risorsa pronta ed essere pronti ad affrontarli in qualsiasi momento e qualsiasi sia la difficoltà. Ma una gara del genere, certo, al di là dell'imprevisto dell'ultimo minuto, prevede anche un'organizzazione a monte che parte un po' alla lontana. Da dove si comincia in genere? Questo assolutamente, perché qui c'è una squadra che lavora un mese prima della gara per trovare il campo gara, preparare il campo gara, attrezzarlo, poi vedere per le iscrizioni, preparare cartellini, pettorali. Dietro una gara come questa ci sono almeno 20-25 persone che lavorano prima nella preparazione per far sì che vada tutto bene e non ci siano difficoltà durante il percorso. L'importante è essere pronti e comunque rimediare sempre a qualsiasi difficoltà che ci si trova incontro. Certo, ascolta, la comunicazione alle scuole chiaramente in questo caso è fondamentale. Quante sono le scuole coinvolte in questa manifestazione? Le scuole coinvolte in totale, grosso modo, oggi come scuole superiori siamo 27-28 scuole, ma per un totale di oltre 400 alunni, perché poi sono le varie categorie, oggi che sono le scuole secondarie, quindi le superiori, per cui ogni scuola può avere più categorie che sono allievi, allieve, juniores, ma sia maschili che femminile, e poi abbiamo anche i ragazzi speciali, quelli che abbiamo le categorie. Intanto chiedo scusa, abbiamo sentito il colpo di pistola che vede la partenza della categoria allieve. Scusa, dicevi? Niente, concludiamo con le categorie, in particolare quindi oggi vorrei ringraziare il sindaco di San Giorgio a Cremano che ci ha ospitato per il secondo anno. Giorgio Zinno, giusto? Giorgio Zinno, certo, che ci tiene, ieri è stato qui anche alla premiazione, anche il Pacificio Leonista che quest'anno ha voluto essere nostro sponsor e dare ai ragazzi un riconoscimento che daremo al momento della premiazione. Infatti al momento della premiazione, scusami, poi continuiamo i ringraziamenti, sì, che sono... non un atto così, no, assolutamente, assolutamente, un atto dovuto, no, perché no, è fondamentale, no, no. Ma l'atto della premiazione, abbiamo visto che veniva consegnato un sacchetto, un qualcosa, che cos'era? Sì, è proprio il Pacificio Leonista che per i ragazzi del podio ha messo in palio un sacchetto con pasta particolare fatta da loro, pasta artigianale, e dopo una gara del genere i ragazzi hanno bisogno un po' di carboidrati per tirarsi su sicuramente. E soprattutto hanno bisogno anche di ritrovare una buona alimentazione, che in genere anche questa cosa qua nell'ambito dell'educazione all'igiene fa bene alimentare, quindi fa bene riscoprire. No, no, assolutamente, assolutamente. In particolare poi questa gara... Ringraziamoli tutti, dobbiamo ringraziare anche la FIDA del presidente Corrado Grasso, perché comunque dà un supporto tecnico con il suo gruppo di lavoro, per cui diventa fondamentale, anche viene a completare la squadra dei docenti nel nostro organizzare questa manifestazione. Oggi si conclude la fase provinciale, ci apprestiamo ad andare alla regionale che presumibilmente sarà il 16 o il 17 di marzo. Vieni, spostiamoci un attimo, sì, intanto che vedo che siamo vicini al primo passaggio per alcune atlete. Ascolta, mi stavi parlando delle collaborazioni, quanti giudici ci sono in questa manifestazione e soprattutto chi è che cura
l'intervento dei giudici qui? Allora, i giudici, comunque c'è la federazione dei giudici che comunque collabora nella mattinata, manda i propri giudici, perché comunque diventa una gara che viene omologata anche per la FIDAL, quindi se ci sono i giudici diventano fondamentale l'omologazione. Logicamente tra il gruppo giudici, come così capita per i tecnici, ci sono anche dei docenti di educazione fisica, anche ragazzi che iniziano a collaborare, che vengono dai licei sportivi, iniziano a fare questa esperienza di giudici, arbitri in queste manifestazioni, quindi come c'è una partecipazione ad ampio raggio purché la manifestazione possa riuscire, e soprattutto poi in una giornata di sole che sicuramente va a completare la giornata stessa. E permette soprattutto a tutti questi ragazzi di godersi la giornata al meglio. Ti ringraziamo Raimondo, e se poi dopo ti riavvicini magari diamo qualche altro dettaglio della gara, grazie. Intanto si è avvicinato a noi anche il presidente FIDAL che già ieri abbiamo incontrato, Corrado Grasso. Buongiorno. Corrado, ieri abbiamo già dato un quadro un po' di quello che è l'approccio della federazione col mondo scuola. Prima ci stavamo ponendo con Raimondo Bottiglieri una domanda su quello che è la formazione e poi il coinvolgimento dei giudici. Ma i giudici in buona parte, se ho capito bene, vengono gestiti dalla federazione, giusto? È la federazione di atletica leggera che mette a disposizione la parte tecnica sia in uomini sia in normative da applicare, in modo tale che le gare si svolgano in maniera regolare e quindi che non ci siano, diciamo, punti oscuri nell'organizzazione. Questo facilita naturalmente tutta l'organizzazione perché c'è la garanzia che le cose si svolgono secondo norma. E il gruppo giudici è abbastanza numeroso perché l'impianto qui, la sistemazione del percorso deve essere seguito e controllato per le varie interferenze, diciamo, i vari giri, e quindi deve essere controllato bene dai giudici. Questa garanzia appunto della regolarità della gara. Quanti sono più o meno i giudici? I giudici sono una quindicina, e ci sono giudici anche di livello nazionale che sono quelli che, diciamo, coordinano meglio la gara, e poi ci sono altri giudici regionali e provinciali. Poi c'è anche un... Raimondo ci accennava a qualche giudice che proviene addirittura dall'ambito studentesco, scolastico, giusto? Sì, ci sono dei giudici che naturalmente sono stati selezionati e hanno fatto la loro scelta dalla scuola, ossia sono insegnanti di educazione fisica oppure altri insegnanti di altre materie che si sono avvicinati al mondo dello sport in ritardo e quindi hanno preferito fare un percorso da giudice, non da atleta. Cosa che ritengo che è utilissima comunque per il mondo dello sport in generale, far sì che gli appassionati possano essere coinvolti a tutti i livelli e non soltanto per l'aspetto atletico, no? Diciamo che la presenza dei giudici e quindi della regolarità della gara dà garanzia e tranquillità agli insegnanti, agli accompagnatori e agli stessi atleti. Per cui le classifiche sono precise, non c'è pericolo di confusione e quindi tutto fila liscio. Poi giornate come queste qua, percorsi come questo di San Giorgio, diciamo, influenzano in maniera positiva la manifestazione e invitano i ragazzi stessi a proseguire nell'attività sportiva, perché una giornata come questa effettivamente è invitante, a prescindere dal tipo di preparazione che hanno. Senti, un'informazione che poi chi assiste ad una gara come questa non sempre ha, per quanto riguarda l'organizzazione. Molti giudici mi hanno detto che sono lungo il percorso, altri sono posizionati all'arrivo, altri alla partenza ovviamente, ma poi c'è anche una segreteria che funziona in collaborazione con i giudici, oppure sono stessi giudici che fanno questa funzione? No, una volta arrivati gli atleti al traguardo e naturalmente messi, ordinati, diciamo, secondo classifica, le classifiche vengono passate alla segreteria dell'organizzazione scolastica, che è preposta
già in mattinata, e quindi per quanto riguarda la distribuzione delle buste con i numeri, spilli e quant'altro. E quindi questa segreteria poi ha diciamo la mansione di la funzione di dare ufficialità alla manifestazione, quindi alla classifica e quindi alle premiazioni. Anche c'è un'altra diciamo mansione, funzione, quella di intanto scusami, spostiamoci un attimo perché vediamo che sta per arrivare la prima atleta col pettorale 33. Scusa, intanto che vediamo l'arrivo, continuiamo pure. E questa è un'atleta già appartenente ad una società di atletica, quindi è ben allenata e naturalmente ha condotto tutta la gara in testa, tranquillamente, senza problemi fisici di affaticamento. Prima sentivamo che i ragazzi che sono arrivati primi, secondi e terzi appartenevano anche loro a delle società sportive, ma hanno cominciato anche loro il loro percorso nella scuola media. Questi atlete, sai se hanno seguito la stessa trafila? Penso di sì. Questa per esempio è una mia atleta che partecipa, fa il lancio del giavellotto, che è la seconda in Italia. E quindi adesso è venuta quindi veramente a divertirsi? Sì, per divertirsi, insomma, fino a un certo punto penso bisognerà intervistarla per sapere se si è divertito o meno. Certo. E comunque per dare un man forte alla squadra, alle compagne e quindi alla scuola stessa. Come funziona la classifica per le squadre? Diciamo che su quattro elementi, i primi tre elementi che arrivano al traguardo vengono classificati, diciamo vengono numerati, e quindi la somma dell'ordine arrivo delle varie posizioni dà la classifica. Perfetto, ti ringraziamo per adesso, ci prepariamo ad accogliere i ragazzi, che sentiamo anche il loro punto di vista dopo. Grazie, okay, Corrado. Quindi abbiamo sentito il parere di Corrado Grasso, che vi ricordo essere il presidente provinciale della Federazione di Atletica Leggera e che sta affiancando non soltanto l'organizzazione ma anche gli atleti a questo punto per tutto quello che è la riuscita poi della manifestazione. Ecco che si avvicinano le prime tre atlete che hanno partecipato. Chi è stata la prima? Allora, vieni, avvicinati a me che ci mettiamo a favore di camera così che possiamo sapere tutto. Ti abbiamo visto arrivare abbastanza tranquilla al traguardo e ci diceva il presidente provinciale che appartieni ad una società sportiva, esatto. Giusto? Ma la scuola tua qual è? Liceo Scientifico Nobel Torre del Greco. Torre del Greco, il tuo nome? Sì, ma era Rosaria Fermisano. Allora, sei arrivata tranquilla, il che significa che hai una preparazione a monte di... Sì, infatti, come avevi detto voi prima, tempo? Sono 7 anni che faccio atletica leggera e come avevi detto voi prima appunto faccio parte di una squadra sportiva, sempre del Greco, che è l'INAMAC 82 e diciamo sì, la mia specialità è appunto il mezzo fondo, quindi sono abbastanza abituata a fare questo tipo di gare. Sei abituata a fare questo tipo di gare, ma sono 7 anni, che classe stai adesso? Secondo liceo. Quindi hai cominciato prima della scuola media, elementare. E con la scuola hai cominciato questa attività o ti sei avvicinata alla società sportiva direttamente? No, mi sono avvicinata direttamente alla società sportiva perché una mia amica da piccola mi convinse a provare questo sport. Poi mi piacque e quindi sono rimasta e diciamo, ho raggiunto livelli abbastanza elevati, tra virgolette. Ho partecipato infatti a 4 campionati italiani, quelli del clero cadetti e quindi... Quindi hai prestato le tue capacità alla scuola di appartenenza, hai portato onore alla scuola, sì. Sfruttando quelle che sono già le tue capacità. Ti ringraziamo molto, a dopo, ciao. La seconda classificata invece, che si chiama? Irene Incarnato. Irene Incarnato, scuola? Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II Napoli. Da quanto tempo tu stai facendo questa attività? 5-6 anni, però sono velocista. Sei una velocista, sì. E come mai sulla campestre? Perché alla scuola serviva un aiuto e gliel'ho dato. Poi comunque ho fatto già altre volte campestri con la ragazza che è arrivata prima agli italiani. Chi è la tua insegnante? Giuseppina Rosito. Allora, avrai tu chiaramente mostrato capacità particolari per cui la professoressa si accorgesse di te, giusto? Sì, ma tu questa attività l'hai iniziata dove? Sul campo di atletica a Cercola, la società è l'Astro 2000 che è di Benevento, però la sua è nata a quanti anni? Prima, seconda media, super giù.
però stavi in seconda media, però hai iniziato con l'attività sportiva sociale, diciamo, non scolastica. Con la scuola. Ok, e nella scuola media pure hai fatto questo tipo di gare o hai iniziato adesso sul superiore? No, la mia scuola media non faceva giochi della gioventù purtroppo, quindi ho iniziato in prima 2 anni fa, che ora sono in terza. Avresti iniziato se ci fosse stato... se ci avviciniamo un po', ci fanno segni non molto chiari. Il primo piano, insomma. Allora, ci spostiamo un po' più qua. Va bene. Ti stavo dicendo, avresti iniziato a fare questo tipo di attività nella scuola media se ne avessi avuto, certo, opportunità? Sì, certo, è lo sport che amo comunque, quindi sarebbe stato fantastico. Ma l'hai scoperto prima di avvicinarti alla società o l'hai scoperto? No, con la società. Con la società hai scoperto, sì, questo, sì, amore? Sì. Va bene. Come mai non sei arrivata prima? Perché faccio velocità, penso che sia un po' più preparata di me, però va bene così. Quindi... Era più importante vincere per te oggi o divertirti? No, vincere non guasta, certo, però il divertimento comunque ci deve stare. È fondamentale. Grazie, ciao. Buona giornata. Terza classificata, lo leggiamo qua, San Nazzaro. E il tuo nome e cognome? Giorgia Ranieri. Giorgia, mettiamoci a favore di camera. Che classe stai? Prima superiore. Quindi sei appena entrata in questo mondo e come mai sei arrivata subito a fare questa campestre? Perché comunque anche gli anni scorsi alle medie abbiamo iniziato a fare questa attività e quindi la campestre, quindi mi era piaciuta e ho proposto al professore di venire a fare la campestre. Quindi è stata una tua iniziativa addirittura? Sì, vabbè, ho aiutato, diciamo, perché il professore comunque già aveva iniziato a programmare, diciamo, però comunque diciamo, anche io ho partecipato. Ho capito perfettamente. Ascolta, quando hai iniziato questa attività, parliamo di quanto tempo fa? 4 anni. 4 anni, ti trovavi in che classe? Prima media, 4 anni fa. Che scuola era la scuola media? La Verga, Capodimonte. E l'hai fatto all'interno della scuola? Sì. Giusto? Sì. Perché la Verga so che ha un passato abbastanza forte su questo tipo di attività. Forte. Chi era il tuo insegnante? Professor Mangione. Perfetto, te lo ricordi, quindi ha lasciato un segno su di te a questo punto. Nel momento in cui hai iniziato questa attività, i risultati che hai ottenuto, quali sono stati? Diciamo che non sono stati subito ottimi, però con l'allenamento poi ovviamente sono riuscita a migliorare. Sei una che riconosce che il lavoro premia, sì, che non arrivano i risultati da soli. Il lavoro duro premia, sì, da soli non arrivano. Come mai non sei arrivata seconda almeno? Forse perché non ero abbastanza allenata, perché comunque ho avuto una contrattura e quindi non ero 3 settimane fa, quindi non ero proprio allenatissima. Quindi senti che poi avresti potuto farcela? Sì. Quindi un po' più di grinta e sì, magari un po' più di forma. Sì. Sai su cosa lavorare per, ecco, le prossime volte. Sì. Ciao, in bocca al lupo. Grazie. E abbiamo con noi una persona che abbiamo già avuto modo di conoscere ieri, giudice. Giuseppina Amoroso. Queste due gare mi sono sembrate abbastanza lineari, non ci sono state grosse difficoltà, se non forse il numero dei partecipanti. No, non è un problema perché siamo abituati a questo numero. Molto regolare, bravissimi ragazzi, molta vivacità nell'arrivo perché cercavano di superarsi, però bello vedere comunque questo entusiasmo. Dato tutto bene, sì. No, infatti abbiamo visto che anche lungo il percorso i ragazzi si sono mantenuti in ordine, non si sono create confusioni, no. Sì, forse bellissimo. Un pochettino sull'imbuto, ma neanche più di tanto tutto sommato, no, penso, no? Era dovuto giustamente al giusto agonismo, alla voglia di arrivare, di gareggiare. Certo. Ascolta, prima parlavamo col presidente Corrado Grasso e ci diceva che i giudici sono di diversa esperienza, ci sono quelli nazionali di grande levatura e quelli invece che stanno cominciando ad approcciare addirittura con esperienza scolastica. Come vi confrontate nella collaborazione fra queste diverse competenze? E coordiniamo gli ausiliari, che sono i ragazzi non ancora diciottenni, i provinciali, che sono quelli che hanno fatto il primo corso, dopo i regionali, ci coordiniamo suddividendo i compiti in base alle competenze.
Quindi è il compito che fa il grado, diciamo, in questo caso. Sì, sì. C'è bravo. Sempre uno più esperto che dà una mano a loro, immagino sia così, oppure gli vengono date indicazioni e poi gli viene affidato questo incarico? No, c'è un esperto che coordina i vari compiti e quindi controlla anche l'andamento della gara e tutto, sì. Perfetto, ascolta, abbiamo saputo anche che ci sta chi coordina l'arrivo, chi coordina la partenza, ma alla partenza vediamo che perdono sempre un po' di tempo per allinearsi, sistemarsi. Quali indicazioni vengono date agli atleti e cosa viene controllato? Allora, dovrebbe essere fatta una spunta dei numeri di pettorale della categoria. Per verificare la presenza di ognuno, giusto? Di ognuno, sì. E poi c'è lo starter che dà la partenza della gara. Quindi il più del tempo si perde proprio per poter identificare tutti i pettorali a questo sì, punto? Sì. I ragazzi si dispongono liberamente o viene data qualche indicazione loro per sistemarsi sulla linea di partenza? Vengono chiamati in base al nome e al numero e incanalati alla partenza. Perfetto. Se dovessi dare la tua qualifica come giudice, qual è innanzitutto? Oggi sono all'arrivo. No, proprio come competenza giudice regionale. Regionale, sì. Regionale, sono anche specializzato come delegato tecnico. La partenza adesso di questa categoria da dove? Ah, eccola là. Stiamo per vedere che si stanno già sistemando in questo momento. In questo primo fischietto che si sente, che cosa sta a indicare? Allora, avvisa che di predisporsi alla partenza. E dopodiché c'è lo starter che con lo sparo dà l'avvio alla gara. Può nascere anche in questo caso la situazione di falsa partenza, in quel caso cosa succede? No, cioè deve essere proprio, è impossibile che uno solo parte prima dello sparo, ma in quel caso se proprio viene squalificato, perché non si può partire prima dello sparo. E anche perché sarebbe difficilissimo fermare in questo caso 36 concorrenti. Prima dello sparo, no, loro sono disciplinati, lo sanno, aspettano lo starter che dà lo sparo e la partenza della gara. La giuria, il giudice che sta alla partenza fornisce anche questo tipo di indicazioni o si limita soltanto al controllo dei pettorali? Allora, non dovrebbe fornire le spiegazioni perché loro dovrebbero già sapere tutto, specialmente queste categorie di allievi che già sono abituati a gareggiare. Solo nel caso degli esordienti che non sono abituati alla gara, allora viene spiegato e indicato la partenza come avviene. Questa è una cosa bella perché il giudice non ha soltanto questa funzione di controllo severa ma anche una funzione educativa che insomma è un po' più vicina alla crescita poi dei ragazzi come atleti anche. Sì. Grazie mille, magari ci risentiamo dopo. Sì, okay. A dopo. Grazie, ciao, buon lavoro. Intanto gli atleti juniores stanno per predisporsi alla partenza, vediamo che si sono, ecco lo sparo, sono partiti, vi ricordiamo 3500 metri, tre passaggi, sono 36 partecipanti iscritti fino a pochi momenti prima della gara, questi dati ce li hanno forniti ultimamente, abbiamo saputo che c'è stato un grande aggiornamento di sostituzioni e questo è il lavoro poi della segreteria invece dell'USR, dell'ufficio scolastico dell'ambito provinciale di Napoli che deve verificare che le iscrizioni che le scuole presentano preventivamente nell'ambito chiaramente amministrativo poi corrispondano alla presenza effettiva degli atleti qui sul campo. Gli atleti si sono inseriti direttamente nella zona di campo adiacente un po' più nascosto alle nostre telecamere. Thank you.
sentivamo ed ecco che si stanno avvicinando al primo passaggio sulla linea d'arrivo i concorrenti. Il loro passo, devo dire, che è abbastanza sostenuto, però vediamo che non sembrano molto affaticati i ragazzi. Tre passaggi, due giri completi, stava chiamando il giudice a bordo del campo, del percorso, così da ricordarlo agli atleti anche mentre stanno passando per la prima volta sotto lo striscione che delimita poi l'arrivo. I ragazzi al momento si trovano tutti quanti nella zona di campo più vicina alle nostre telecamere. Ci sembra di vedere due gruppi fondamentalmente più identificabili, per così dire, ma già hanno cominciato a distanziarsi fra di loro in maniera abbastanza netta. Si avvicinano alla postazione più vicina alla nostra telecamera. Questo chiaramente ci permette solo di vedere meglio quello che è il loro sguardo, il loro sforzo a questo momento, in questa fase della gara. I giudici chiamano i ragazzi a un'attenzione sul ritmo di corsa. Affinché anche loro poi non si ritrovino a dover strafare con le loro capacità per tentare ad ogni costo di vincere o comunque di avere un piazzamento adeguato a quello che sono, a quelle che sono le loro aspettative. Dal ciglio della strada, ricordiamo che questo campo è posizionato praticamente al centro di San Giorgio a Cremano, circondato da palazzi, vicino alla strada, e sul recinto vicino alla strada si dispongono curiosi e comunque anche i ragazzi che hanno già gareggiato per assistere alla gara dei propri compagni. E da lì sentiamo arrivare l'incitamento per i compagni. Adesso sappiamo anche che il tutto è vincolato poi a una classifica di squadra.
Intanto si è avvicinato a noi un insegnante che è decisamente storico per questo territorio. Lascio a te presentarti innanzitutto e a dire qual era la tua scuola. Allora, grazie dell'ospitalità dei microfoni. Sono Federico Pisciotta, ex docente, ex punto e basta, di questa scuola che ci ospita. In realtà poi si dice che ex non si è mai ex docenti, perché non lo dimostra la tua presenza qua. Non si lascia mai, la passione c'è sempre. Scusami, intanto vediamo che c'è un passaggio che preferiamo che la camera li riprenda, questi ragazzi che stanno iniziando il loro ultimo giro. Scusa Federico. Allora, stavo dicendo, un ringraziamento anche alla preside di questa scuola che ci ospita, che ci appoggia in tutto questa manifestazione, che è l'Istituto Comprensivo Don Milani d'Orso di San Giorgio a Cremano, che ci mette a disposizione tutti i locali della palestra e anche della segreteria per far sì che tutti quanti noi possiamo utilizzarli e fare una buona riuscita di questa manifestazione. Il campo è bellissimo, c'è una situazione logistica spettacolare e dobbiamo ringraziare il proprietario anche del terreno, il signor Morgese, che mette a disposizione gratuitamente questo spazio, che è un polmone di verde nel centro della città di San Giorgio a Cremano, perché noi dobbiamo pensare che noi siamo su via Manzoni, cioè il centro proprio di San Giorgio a Cremano, e poi anche dobbiamo ringraziare la bella giornata che stiamo avendo qua. Per il motivo che è visibile il campo da tutte le parti, i ragazzi sono seguiti dai loro insegnanti visivamente anche dall'esterno, perché stanno tutti quanti dall'esterno, all'interno ci sono soltanto giudici, gare, i ragazzi che gareggiano e tanta attività che l'attività che si fa, ma questo è un merito anche dell'appoggio avuto dall'amministrazione comunale di San Giorgio a Cremano, perché ieri c'è stato il sindaco, il vice sindaco e l'assessore allo sport, anche oggi saranno alla premiazione, l'appoggio non soltanto morale ma anche materiale che ci dà il comune, anche questa è un'ospitalità veramente bellissima, e grazie anche all'ufficio regionale di educazione fisica del MIUR della Campania. Grazie di tutto e ripasso la parola a Peppe. Allora, questo dimostra subito quello che è il tuo compito qui in realtà, perché il fatto che tu abbia avuto la capacità di ringraziare tutti quanti contribuiscono, forse abbiamo dimenticato, ma l'abbiamo fatto prima, la FIDAL che chiaramente ritrova. La FIDAL, anche questo, perché l'appoggio c'è del CONI attraverso la federazione inerente proprio, la FIDAL Campania, anzi FIDAL Napoli, perché queste sono sempre fasi provinciali, e quindi la federazione, la FIDAL Napoli, nella persona del presidente Corrado Grasso che è presente qua, è stato presente in tutte le giornate, e un ringraziamento anche a loro senz'altro di questa opportunità che ci dà. Io sono soltanto un trade union tra le varie istituzioni. Bravo, grazie. Un trade union, questo volevo appunto arrivare a dire, per identificare quella che è la tua preziosa collaborazione. Sei un trade union perché sei stato un ex insegnante qui in questa scuola. Di questa scuola. Però continui a essere un insegnante, come dicevo prima, perché continui a dare la tua collaborazione all'ufficio scolastico provinciale di fatto di Napoli, e hai, come dire, preso le tue competenze e conoscenze da docente che eri di questa scuola per trasferirle in questa forma di competizione, di gare. Io ti ringrazio, è soltanto una questione un poco di mettere a disposizione quelle poche esperienze avute e le amicizie, perché la cosa importante è che io ho non soltanto delle persone dell'ufficio, ho amici carissimi nell'ufficio che io non ringrazio sempre loro di avermi dato sempre una mano e di aver dato io a loro una mano. È stata sempre una collaborazione e di una crescita comune da tutte e ambe le parti, e quindi di conseguenza, anche se sto in pensione, sto sempre a disposizione dell'ufficio scolastico regionale.
E grazie noi, di tutto. Noi speriamo che tu continui a collaborare a lungo. Grazie. Spero anch'io. Allora intanto continuiamo a vedere le fasi di questa gara. Ecco che vediamo qualcuno già che si avvicina all'arrivo, la giuria ha già predisposto l'imbuto per poter canalizzare l'ordine d'arrivo dei partecipanti. Ecco che entra nell'imbuto il primo classificato, mentre il secondo e il terzo se la sono combattuta con un ultimo sprint nell'ordine. Quindi vediamo che il secondo classificato è il 74, il terzo classificato è il numero 88. Adesso i ragazzi verranno contattati da una nostra collaboratrice Patrizia, che anche ieri ci ha dato una validissima mano a raggruppare i ragazzi. Guardate che sprint in questi ultimi arrivi, ultimi chiaramente non relativamente al numero dei partecipanti, ma ultimo rispetto a questo momento della competizione. I ragazzi adesso stanno recuperando un attimino, poi li avremo al nostro microfono. Decisamente, nonostante siano 3 chilometri di gara, vediamo che gli arrivi sono molto molto più combattuti e agonisticamente tirati alla ricerca di un piazzamento che non deve necessariamente essere il primo, ma di grande soddisfazione per chi gareggia. Guardate anche questi due come stanno arrivando, combattendosi la linea d'arrivo quasi spalla a spalla. E continua ancora così, avvincente sul punto d'arrivo questa gara tutto sommato. I ragazzi si sono distanziati e differenziati per gruppi, però nell'ambito di ogni gruppo continua a esistere questa forma di competizione rispetto a chi precede. Sul campo si vedono ancora un notevole numero di partecipanti, che è molto molto differenziato, molto distaccato dal resto del gruppo. Intanto guardate come ancora si combattono veramente spalla a spalla, e come subito la giuria indica l'ordine di attraversamento della linea d'arrivo. Intanto invitiamo Patrizia ad avvicinarsi a noi, no soltanto Patrizia, che è il caso di ripresentarla un momentino, perché è quella che ci ha dato una validissima collaborazione, e la collaborazione stava proprio nel raggruppare tutti quanti i ragazzi che arrivavano nell'ordine di classifica e portarli qui ai nostri microfoni. Ma questa tua collaborazione qui, sì, come nasce e con quale veste? Allora, io sono un'insegnante di educazione fisica, quindi collaboro con il provveditorato e quindi questa mattinata anche ieri... Vieni, Patrizia, mettiamoci un po' di fianco, così lasciamo spazio anche per poter vedere gli arrivi, intanto che sentiamo questi commenti che sono utilissimi e interessanti. Ieri e oggi sono stata esonerata dal provveditorato per partecipare qui a queste gare. Intanto l'ordine d'arrivo dei ragazzi sono numero 104, Vieni numero 104, numero secondo classificato numero 74. Primo classificato 104, secondo classificato 74. Il terzo numero 88 che è in arrivo qui. Adesso vediamo un attimino di quale stavamo dando un po' di recupero intanto. Sì, no, hanno recuperato. Ci siamo ormai. E allora cominciamo a sentire il primo classificato, così che li presentiamo per bene uno per volta. Buongiorno. Buongiorno. No, vabbè, col fiato ci sta, l'abbiamo visto arrivare veloce, ma il fiato ormai si è già ripreso.
Come ti chiami? Fabio Sorrentino. Scuola? Liceo Pitagora, di Torre Annunziata. Che classe stai? Terza F, sportivo. Terza F, quindi sono 3 anni di superiore, sì. Deduciamo, giusto? Sì, sì. E 3 anni che fai campestre o di più? No, questo è il primo anno che faccio campestre, anzi i primi 3 giorni forse, perché io gioco a calcio. Quindi... Sei un calciatore, sì. Quindi tutto sommato con una gara campestre c'entri sì. Niente? No, non c'entro niente, però è stato molto divertente, insomma. Come ci sei arrivato qua? No, il professore mi ha chiesto se potevo fare questa... Che è l'insegnante, diciamo? L'insegnante Kirchia, insieme alla professoressa Gallo. Mi ha chiesto se potevo fare questa corsa, visto che, diciamo, già facciamo delle gare a volte a scuola. E quindi, diciamo, mi aveva chiesto di fare questa campestre, io sono stato molto, diciamo, contento. Ma come si sono accorti delle tue capacità, delle tue doti? Avete fatto degli allenamenti, hai partecipato no, a qualche perché attività il scolastica? Prof, sì, abbiamo partecipato già una, diciamo, a una gara scolastica, però il professore già mi conosce perché comunque io gioco a calcio, gioco nella Juve Sabbia a Castellammare, quindi già sapeva delle mie doti. E quindi sei uno che sul campo non si risparmia, corre? No, sì, corro sempre, combatto molto. Che difficoltà hai avuto per poter condurre questa gara? No, se ne hai avute ovviamente. No, vabbè, sì, diciamo che di difficoltà ce ne sono state forse un po' all'inizio perché dovevo ancora capire, visto che questa è la prima volta, però poi bene sommato sono riuscito a cavarmela. Direi in maniera molto egregia. Sì. In bocca al lupo. Crepi. Ciao. Ciao. Secondo classificato invece è? Manzo Francesco. Che scuola stai? Liceo artistico di San Gennaro Vesuviano. Per te, scusa, la classe? Ah, quarta architettura. Quarto, penso che stando al quarto anno non è la prima volta che fai una gara di campestre. È la o seconda anche volta, l'anno scorso l'ho fatta per la prima volta. Questa è la seconda volta. Questa è la seconda volta che fai questa gara di corsa campestre. Gioco a calcio. Stessa categoria, pure junior l'anno scorso oppure no? No, l'anno scorso ero a Livi. Giustamente, perché sì. Stavi sul triennio. Ascolta, l'hai cominciato a fare quanto tempo fa? Un po' di allenamento dell'anno scorso. Quest'anno, questa è una cosa che mi ha incuriosito adesso dalla tua risposta. La preparazione quando l'avete cominciata? La preparazione, diciamo che io ci teniamo in allenamento tutto l'anno perché gioco a calcio, quindi mi tengo in allenamento. Però... Quindi i calciatori la fanno da padroni oggi a quanto pare? Sì, sì. Sì, perché siamo già allenati, quindi abbiamo, diciamo, un vantaggio in più. Rispetto a chi non fa niente, diciamo, chi non pratica sport. A questo punto mi viene spontanea una domanda. Nel riscaldamento farete sicuramente corsa? Sì, sì, molto. Quanto correte? Molto, molto. Per esempio il mercoledì corriamo per un'oretta e mezza. Per un'ora e mezza, più o meno tradotto in metri, quanto sarà? Qui avete fatto 3 chilometri. Sì, ci facciamo almeno una decina di giri di campo. Una decina di giri di campo, ogni giro di campo sono 400 sì, metri, sono 400 giusto? Metri. Quindi sono circa 4 chilometri, sì. Facendo un calcolo così approssimativo. Ok, ti sei avvicinato in questi ultimi 2 anni, ma questa attività precedentemente di atletica leggera nella scuola media l'avevi mai avvicinata, no, mai fatta? Mai. Perché la tua scuola media non le faceva? Sì, perché la mia scuola media non li faceva. Se ci fosse stata un'attività simile nella scuola media, cosa pensi? L'avresti potuta affrontare oppure no? No, sicuramente. L'avrei affrontata molto... Cioè, mi viene spontaneo. Quello che la devo fare fatta bene una cosa, se no non la faccio proprio. Quindi era una cosa che magari ti poteva far cambiare sì. Anche il destino, diciamo, sportivo? Sì. Può succedere ancora? Penso di no. Gioco a calcio e... Il calcio è tutto per me, quindi gioco a calcio. Però l'atletica c'ha un vantaggio, forse, sì, sì. Che nel tempo si può curare con meno fatica, lo so. O no? Sì, sì, poi potresti avere anche chance in più con l'atletica. E per te è più importante la chance di vittoria o il divertimento? Diciamo che la chance di vittoria conta sempre, però alla fine il mio sport è il calcio e lo continuerò a fare. E allora in bocca al lupo per il calcio. Grazie. Però complimenti per questo piazzamento. Grazie. Ciao. E veniamo quindi al nostro terzo classificato. Sì, vieni poco più avanti. Come ti chiami? Sì, buongiorno a tutti, sono Ruggero Massimo, vengo da Ischia, l'istituto Enrico Mattei Casamicciolo Terme. A che ora ti sei alzato stamattina? A questo punto viene spontaneo. Abbiamo preso l'aliscafo alle 7:10 e siamo arrivati verso le 8:30 al Moro Breverello. Beh, comunque l'alzata
Sì, sì. Che non è stata nemmeno tanto tanto scomoda, tutto sommato, pensavo peggio. Non ti ha stancato assolutamente? Dovete calcolare che io non pratico proprio attività da circa 6 mesi, oggi mi sono dovuto mettere in gioco, però diciamo che con un po' di allenamento potevo fare sicuramente meglio. Con un po' di allenamento perché? Da quanto tempo ti stai allenando? Diciamo io pratico calcio, ho avuto un infortunio, adesso mi sto mettendo... Ecco, allora prima dicevo che il calcio l'ha fatta da padrone, mi ha dato la conferma proprio su questa cosa. Sì, sì, ho avuto un infortunio, adesso piano piano sto riprendendo, diciamo. In bocca al lupo per la ripresa innanzitutto. Che tipo di infortunio è stato? Il tendine d'Achille. Capisco. Come attività sportiva, hai cominciato subito con il calcio o hai fatto passaggi per altre discipline sportive? No, fin da piccolino ho sempre praticato. Piccolino, che età parliamo? 5-6 anni, sì sì, questa età qua. Quindi da 5-6 anni con società sportive, sì, sì, di Ischia sempre? Sì, sì, sempre all'interno della nostra isola, poi sono andato anche da altre parti a provare altre scuole calcio, poi anche altri settori diciamo. Tipo alcune società importanti, sono andato in prova, l'Avellino, il Catania, quindi diciamo che ci sono state soddisfazioni, spero che continueranno in futuro. E la campestre come la vivi invece, una giornata come questa, piena di sole, con tanti amici e poi parliamo anche del tuo arrivo che ho visto essere molto combattuto. Diciamo che la corsa campestre mi è sempre piaciuto farla, ma questa è la prima volta che la pratico, anche che il campo, non sapevo il percorso, quindi ho avuto difficoltà all'inizio, infatti ho provato a spingere alla fine quando ho visto un po' il tabellone qui, potevo spingere anche di più perché sono arrivato anche con le forze al percorso, quindi mi è dispiaciuto per questo. Quindi hai visto il tuo avversario avanti? Avanti, no, non capivo il percorso qual era. A un certo punto ho visto il tabellone qui dell'arrivo, ho cominciato a spingere più che potevo. Quindi ho pensavi ancora di doverlo tallonare? Sì, sì, ho sorpassato il terzo avversario che avevo davanti, ho cercato alla fine di sorpassare il secondo, ma non ci sono riuscito perché c'è stata troppa poca distanza fra me e lui. Quindi non è colpa della forza fisica, no, del percorso, diciamo, non conoscevo proprio. Sì, della conoscenza del percorso proprio, dell'esperienza di gara. Sì, sì, potevo batterlo, diciamo. Però è capitato così, non fa niente. E che mette i presupposti per l'anno prossimo? Non so, perché io sto al quinto anno, quindi il prossimo anno non penso che ci sarò. E allora noi ti auguriamo di non esserci. Grazie. Perché sennò significherebbe sicuramente non un bel risultato. Ciao, in bocca al lupo. Ciao. Allora, abbiamo ascoltato fino a questo momento i primi 3 classificati della categoria juniores. Adesso dovrebbero essere... In partenza, ecco, abbiamo sentito adesso lo sparo, le ragazze della categoria sempre juniores, il percorso si svolge su 2500 metri, la partenza è avvenuta a 1000 metri dalla zona di arrivo, dovranno effettuare 2 passaggi per la zona di arrivo, chiedo scusa. In tutto complessivamente sono 16 concorrenti. Già vediamo che c'è una differenziazione, un gruppettino già si sta distanziando verso dietro piuttosto che verso avanti, però sappiamo bene che su 2500 metri la distanza che si prende adesso non è del resto fondamentale, le ragazze mantengono sempre un passo più controllato rispetto ai ragazzi che abbiamo visto prima. Intanto avrei piacere se potessimo intervistare qualcuno degli ausiliari sanitari, perché prima abbiamo visto che c'è stato qualche piccolo intervento, di aiuto a qualche atleta. Salve. Salve. Come si chiama? Sergio Gambardella. La sua funzione qua sul campo? Io in questo momento presiedo come medico dell'emergenza, vengo dall'ospedale di Pozzuoli e ci hanno chiamato per assistere, per presidiare a queste gare podistiche, casomai qualche atleta avesse bisogno di noi. Abbiamo visto che qualcuno già ha avuto bisogno un po' del vostro aiuto. Ma più che altro è legato all'aspetto emotivo della gara, sono ragazzi che magari non sono stati educati bene in merito perché sono partiti.
partiti troppo, hanno dato il massimo da subito, quindi ecco la congestione degli organi ipocondriaci, la milza e il fegato, e quindi conati di vomito, lo stomaco. Poi ho notato che osservano tutti un'alimentazione poco corretta rispetto a una gara, comunque una gara. Quale sarebbe un'alimentazione adeguata in preparazione di una gara come questa? Ma sì, indubbiamente non il latte. Molti di loro a cui ho assistito, che hanno accusato questi malori, mi avevano riferito di aver ingerito latte con brioche, invece magari sarebbe stato più opportuno bere magari degli amminoacidi a catena ramificata, un po' di cereali un'oretta prima della coppa, per avere poi zuccheri, insomma assumere zuccheri complessi che poi ti danno energia nel corso della prestazione. Certo. E invece qualcuno di loro che è atleta, infatti, ha osservato queste piccole regole rudimentali, è arrivato senza fatica, non ha accusato proprio la fatica, capisci? Certo. Allora quello è successo, perciò mi meraviglia che sono ragazzi comunque seguiti da uno staff, un prof alle spalle, che non li educano rispetto a un'alimentazione congrua per affrontare nel modo più giusto la gara. Certo. Poi l'acido lattico che si accumula, è un po' tutto l'assieme di cose, insomma. Comunque questo ci tranquillizza anche al tempo stesso, perché significa che non ci sono stati problemi fisiologici. Sono tutti ragazzi che hanno praticato una visita medico sportiva prima di ogni competizione, che sarebbe proprio, non so, ci possono essere cardiopatie che a volte passano misconosciute, e allora farli correre tra agonismo e non agonismo, il sottile limite non so quale sia, però se c'è una predisposizione. In realtà l'agonismo non ha confini, perché bravo, è al di là di calcetto, no? Non agonistico, però posso avere dei problemi e ci rimango, insomma, sul certo. campo. Quindi l'importante è constatare lo stato buono di salute. Poi dipende dal loro stile di vita, non so se fanno abuso di sostanze, è un campo un po' complesso e vasto. Certo. Vabbè, noi speriamo che attraverso questo ambiente, questa frequentazione, come dire, passi un messaggio anche sì, magari attraverso sì, queste sì, piccole così interventi. Crescere, così bisogna crescere. Però ho notato pure che queste competizioni studentesche ci sono. Ci spostiamo un attimo, perché vedo che intanto ci sta un primo passaggio dalla zona di arrivo. Intanto devono fare un altro giro. Possiamo, sì, questo è un primo passaggio, poi dopo dovranno cominciare a incanalarsi. Partono belle tranquille e poi dopo danno il massimo in prossimità dell'arrivo. Invece molte ho notato che partono già di prima e poi l'andatura non riesce a mantenerla. E non riescono più, certo. E un'ultima cosa, intanto ci siamo scambiati di posizioni, ma va bene anche così, voglio dire, perché l'importante è dare la precedenza a chi sta gareggiando. Qualcuno che la sta chiamando, allora la lasciamo subito. C'è una ragazza che si è dovuta fermare e che sta chiedendo l'aiuto del dottore, probabilmente è proprio una di quelle situazioni che dicevamo prima di aiuto. Ecco che il medico porta la ragazza in una zona d'ombra, così che può aiutarla a recuperare. Intanto abbiamo vicino a noi un alunno che avremmo piacere che si presentasse da solo. Ok, mi chiamo Raggiulio Giuseppe e frequento l'Istituto Polispecialistico San Paolo di Sorrento. Perché sei qui oggi? Sono qui e sono venuto a fare una gara. Questa è la mia prima esperienza. Nel primo giro sono partito forte, ma poi nel secondo ho avuto... Quindi la gara già l'hai fatta? Sì, ho iniziato ad avere un pochino più di cedimento. Ho iniziato a cedere un po', però penso che come prima volta comunque ci può stare. Assolutamente sì, ma sei contento di questa prestazione che hai fatto, di questa tua esperienza? Sì, sono abbastanza soddisfatto. Sei abbastanza soddisfatto e questo è importante. Era più importante divertirti oggi o vincere? Tutte e due le cose. Certo, se ti divertivi vincendo... No, per me sei divertire che vincere. Il divertimento c'è stato? Però un pochino più divertimento. Ecco.
perfetto, ti ringraziamo, ciao. Ciao, 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 ciao. E abbiamo avuto così al nostro microfono anche un alunno con alcune difficoltà nella categoria che adesso non ricordo bene come viene, Federico, la categoria del ragazzo che abbiamo appena intervistato, qual era la sua categoria? È speciale, noi categoria diciamo speciale, speciale perché esatto. Sono ragazzi che non hanno tutte le abilità di base che, e quindi di conseguenza hanno una categoria speciale, una categoria loro che gareggiano e fanno la gara anche loro senza distinzione insieme ai normodotati. Perfetto, però abbiamo visto che rimane un presupposto di base che, come è giusto che sia, che è il divertimento. Questo è il fondamento di questa manifestazione. Tutti quanti, un pizzico di agonismo, tutti in campo con un pizzico di agonismo. Ok, grazie Federico. Allora, la gara intanto sta procedendo. Allora, abbiamo adesso qui al nostro microfono Oscar Leonessa, e vorrei si presentasse da solo perché ha per questa manifestazione un ruolo molto importante. Ne abbiamo prima parlato anche con il medico di quello che può essere poi tutta la problematica legata all'alimentazione. Perché parlo di alimentazione? Certo, noi siamo un pastificio e non si può correre senza introdurre energia fondamentalmente, no, a parte questa battuta ci fa piacere essere vicino a questi ragazzi perché aver respirato un'aria sana di competizione ma senza quella cattiveria che molto spesso nei ragazzini che vengono strumentalizzati dagli adulti si vede, quindi qui veramente faccio i complimenti all'organizzazione in quanto si è potuto respirare quell'agonismo proprio sano che secondo me aiuta in tutti i campi della vita, anche non solo nella corsa ma poi anche da adulti nel loro lavoro, sarà sicuramente utile questa esperienza di oggi. Certo, perché magari aiuta a essere un po' meno cattivi nella vita, un po' meno scorretti, a guadagnarsi degli spazi secondo quelle che sono le proprie capacità, ma soprattutto insegna a riconoscere quelle che sono le proprie capacità, no? Certo, questo è proprio l'obiettivo delle competizioni, io credo in tutti i settori, come nello sport, come anche nel fare impresa o appunto nelle proprie attività è importante rispettare le regole. In questo caso, confrontandosi con i propri limiti, uno fa esperienza diretta a partire da una dipendenza, nel senso uno deve tener conto della realtà. Tendenzialmente tutti vorremmo essere già primi e correre avanti, però c'è la realtà che ti dice devi bilanciare le tue risorse, i tuoi limiti per poter arrivare a un traguardo, è così nella vita. Io in questa cosa che mi dici vedo una correlazione con quella che poi è l'alimentazione, tutto sommato, il modo di affrontare un'alimentazione, in genere tentiamo di fare alimentazioni molto veloci, frettolose, disorganizzate, invece un'alimentazione corretta che ha determinate attenzioni, determinate cure, che rispetti delle regole fondamentalmente, chiaro. Forse ci aiuta anche a vivere meglio, no? Sicuramente, è paradossale, ma io fino a pochi anni fa, ultimamente sta cambiando questa cosa, io porto sempre come esempio, i ragazzi di 5-6 anni fa erano preparatissimi sull'olio che si metteva nella macchina particolare, il numero di ottani, parlavano di motori competentissimi, poi chiedevi che olio usavano sull'insalata. Non sapevano, quindi cioè, com'è possibile prestare tanta attenzione a una macchia, per carità, che anche questo è importante, però la prima cosa è il proprio organismo, cosa introduciamo dentro di noi? No, sono le ragazze che stanno incitando, sono sì, qualcuno che si sta avvicinando all'arrivo. Questo è quello che dicevo prima, no? La competizione, certo. Lo spirito. Infatti, vieni, spostiamoci per lasciare spazio agli atleti, per questo dobbiamo soltanto allontanarci. E vediamo già che quindi la prima atleta attraversa l'imbuto.
Imbuto che ancora una volta richiama comunque sì, a quella che è l'alimentazione. Scusa, ti ho interrotto, continua pure quello che mi stavi dicendo. No, prima. È interessante che le nuove generazioni stanno partendo proprio prima di tutto dalla loro persona, e quindi anche l'attenzione all'alimentazione e poi anche tutto il resto. Cioè, quindi è proprio uno stile non solo di alimentazione, ma proprio di vita, l'attenzione a tutto quello che si fa in maniera diversa rispetto a molto tempo fa, anche di solo 10 anni fa. Senti, il vostro contributo qui in cosa consiste? Abbiamo visto delle sacche che vengono consegnate alla premiazione, vero? Sì, ci sono, in effetti è un kit gara, tra virgolette, non è altro che un apporto di carboidrati fatto con della pasta, ci sta della pasta, ma la cosa ancora più interessante è che in ogni kit è stato introdotto un ricettario, che sono dei suggerimenti dei nostri clienti ristoratori che fanno gli chef di professione come condire quella pasta, quindi è anche un invito a ragionare su come prepararla. Perfetto, ti ringrazio, scusa, mi ero un attimo distratto per vedere, grazie mille, mi ero un attimo distratto nel vedere intanto come stanno aiutando le atlete a recuperare le loro fatiche, qualcuno ancora necessita dell'aiuto degli assistenti sanitari, quindi del nostro medico, è legato decisamente il tutto all'affaticamento, però sono rapide le riprese, per fortuna. Allora, intanto l'organizzazione già si sta cominciando ad organizzare per predisporre lo spazio riservato alla premiazione e noi cominciamo ad incontrare piano piano i primi 3 classificati. Se cortesemente si avvicinano anche gli altri classificati. Tu sei la prima classificata, seconda classificata, la terza chi è? La terza classificata. Allora, vieni qua, avviciniamoci un pochettino, come ti chiami innanzitutto? Giulia Salatino. Che scuola stai? Al San Nazaro, Napoli. San Nazaro di Napoli. Sì. Che classe? Quinto liceo. Che poi sarebbe? Terzo liceo, vecchio ordinamento, ultimo anno, diciamo. Perfetto. Ascolta, da quanto tempo stai facendo corsa campestre e quali sono state le difficoltà che hai incontrato su questa gara? La campestre non la faccio di solito, diciamo. Io sono più velocista, faccio atletica, quindi in realtà questa è la seconda volta che faccio la campestre. E l'altra volta, l'ultima volta l'ho fatta 3 anni fa, sempre con la scuola, con la mia scuola. Sempre con col San Nazaro 3 anni fa, giusto? Sì. Hai cominciato 3 anni fa? No, atletica ho iniziato a praticarla 7 anni fa, stavo in seconda media, e invece la campestre 3 anni fa, perché non è proprio la mia specialità. Allora, intanto ci stanno chiedendo di metterci a favore di camera, così probabilmente da inquadrare anche lo sfondo che stanno predisponendo per la premiazione. L'insegnante tuo chi è? La professoressa Marati. Quanta attività fate dentro la scuola per prepararvi a queste gare? Allora, in realtà quest'anno è stata una cosa un po' improvvisata, però diciamo nell'ultimo mese ci siamo allenati un po'. Io non ho potuto partecipare sempre agli allenamenti della scuola perché mi alleno già da sola, diciamo, con la mia società. Quindi sei già una fortunata, tutto sommato. Sì, sì. E invece gli altri miei compagni di scuola hanno fatto gli allenamenti con la scuola più frequentemente, e questo. Che sono poi i tuoi compagni di squadra, giusto? Sì, i miei compagni di squadra. Quindi tu hai portato un buon apporto a questa squadra oggi. Sì, sì, diciamo di sì. Direi, se sei la prima classificata, sì. Necessariamente, ti pare? Sì. Un'ultima cosa vorrei sapere da te. Mm-hmm. Mi hai detto che sei una velocista. Sì. Sei venuta qua per fare la campestre, sì. Quindi per appoggiare le tue compagne mm-hmm. di squadra, giusto? Sì. E a questo punto il divertimento nel fare questa manifestazione, come è stato? È stato tale da poter magari continuare, riprovare? Certo, io sono, diciamo, la persona che più spinge a fare queste cose a scuola, infatti in tutti questi anni ho cercato sempre di collaborare con la mia professoressa, cercando di aiutarla a trovare persone che volessero partecipare, perché penso che sia un motivo di crescita e anche di un'occasione per conoscere nuove persone e confrontarsi, per cui... È più importante questo o più importante vincere? È più importante questo. Beh, detto da chi ha vinto è una bella cosa. Ciao, grazie, ciao. Allora, seconda classificata invece, dimmi chi sei? Sono Giorgia Di Matteo del liceo Virgilio. Virgilio di Pozzuoli, giusto? Sì. Quanta attività fate invece lì a Pozzuoli come scuola?
Cioè, stammi vicino che sennò siamo fuori dall'inquadratura. Ok, il professore della nostra scuola si mette comunque a disposizione. Chi è il professore? Ciro Iavazzi, si mette a disposizione proprio per l'attività sportiva, in particolare l'atletica. Quindi è una scuola dove l'atletica la fa da padrona, se capisco bene, nell'ambito delle attività sportive. Ma è l'unica attività sportiva che fate oppure ne fate altre? No, ci sono tantissime attività pomeridiane, però in particolare l'atletica, perché appunto sempre il professore organizza delle gare a livello scolastico e poi ci porta comunque in queste occasioni a correre e quindi... Diciamo, sì, tu da quanto tempo fai già questo tipo di attività? Io pratico atletica anche al di fuori della scuola. Da quanto tempo? Da circa 2 anni. E già partecipato l'anno scorso a questo evento. Con che risultati? Decisamente negativi. Arrivai decima, però erano circa 40 ragazze. Beh, adesso insomma, quante ne eravate oggi? Ho perso il foglio, ma non ricordo. Mi sembra che eravate decisamente di meno. Sì, quindi sì, già siete partiti in maniera più selezionata. Sì, in genere non è mai una cosa. Quest'anno ho fatto più metri, perché l'anno scorso ero allieva, quindi feci tipo 1800-2000. Quindi hai aumentato il grado di difficoltà del percorso. Sì, e io poi diciamo pratico più velocità che resistenza, per cui mi è più difficile. Poi mi piace molto di più correre a distanze brevi, quindi. Perfetto. Ascolta, no, non ti far distrarre da loro. Va bene. Perché intanto vanno a fare il loro lavoro per riprenderci. È normale che sia così. Anzi, diciamolo pure chi sono oggi i tecnici che ci stanno aiutando. Gennaro Morra, che rappresenta poi OndaWeb.tv, e Stefano De Vita, che ci sta dando una mano al video, ma è soprattutto un tecnico audio. Vi ringraziamo allora. Certo. Ascolta, ancora un'ultima cosa. Oggi tu sei venuta con una squadra qui, giusto? Sì, altre 3 ragazze. Loro che piazzamenti hanno fatto? Io non lo so, però la mia amica con cui ho avuto modo di parlare un attimo fa è arrivata quarta e anche lei pratica atletica con me. Quindi già fra seconda e quarta avete un punteggio abbastanza alto, perché so che la somma è data da questo. Sì. Ok, in bocca al lupo allora. A che distanza sei arrivata dalla prima, scusa? Abbastanza, non lo so precisamente, però... C'era un bel distacco. Meritava insomma di vincere. 50 metri di distacco, meritava assolutamente. Allora meritava. Ciao, grazie. Vieni. Allora, la terza classificata di questa giornata, di quest'ultima gara juniores, come ti chiami? Simona Salvati e vengo da Ischia. Quindi questo è il secondo anno che partecipo a queste gare della corsa campestre. Questa vittoria per me è come se l'avesse fatta tutta la mia squadra, ma sicuramente la mia professoressa. Hai un compagno che è arrivato al terzo posto prima, se ricordo bene? No, le mie compagne sono arrivate subito dopo di me, quindi no, non viene. Perché prima abbiamo intervistato un altro ragazzo pure di Ischia. Sì, Massimo pure viene in classe con noi, anche se comunque... Ditemi, se ci vogliono far girare per forza. Diciamo che noi a Ischia, rispetto comunque alla terraferma, non abbiamo proprio delle società che fanno atletica, quindi comunque molti di noi comunque frequentano altri sport. E quindi comunque è una soddisfazione arrivare terzi. Certo. Vorrei vedere a che distanza sei arrivata dalla seconda. No, comunque c'erano massimo 10 metri, non era tanto, però non ce la facevo più, ero esausta. Quindi, hai mollato? Sì, ho mollato. E se dietro di te ci fosse stato qualcun altro che ti inseguiva? No. Allora avrei corso di più. Allora forse ce la potevi anche fare a fare qualche metro in più, però va bene così. Sì. Ti sei divertita, sì? Sì, tanto. E ogni volta è come una vittoria in più, perché comunque io soffro di una malattia e quindi per me è una sconfitta che faccio a me stessa, cioè vincere è una soddisfazione doppia. Per vittoria cosa intendi essere più importante? Il piazzamento o riuscire ad arrivare alla fine? Arrivare alla fine della gara, perché comunque gli altri anni pure ho partecipato ad altre gare però sul campo e molte volte, cioè, stesso che non ero allenata abbastanza, molte volte non mi sentivo bene, quindi comunque è una soddisfazione. Certo. Quindi è una vittoria personale alla fine. Ok, ti ringraziamo. Grazie. Brava, ciao. Allora, abbiamo avuto al nostro i microfoni le atlete che sono state
protagoniste di quest'ultima gara, la categoria juniores. Vi ricordiamo che la gara era svolta sui 2500 metri e erano 16 le atlete, che era un numero che prima non ricordavo e che avevo comunque già anticipato. A questo punto siamo pronti a organizzare, a vedere organizzata la premiazione. Vediamo che sono state già disposte le coppe che verranno consegnate ai vincitori, i primi tre generalmente per ogni categoria. Le categorie erano allievi, allieve, juniores maschili e juniores femminili. Vi ricordiamo inoltre che i responsabili per quanto riguarda l'ufficio scolastico regionale Campania e l'ufficio scolastico undicesimo dell'ambito provinciale di Napoli sono il professor Raimondo Bottiglieri, coordinatore regionale, e la professoressa Anna Piccolo, che vediamo qui sul fondo di fronte alle coppe, che è la referente territoriale per Napoli. La professoressa Anna Piccolo, che gode di una incredibile essere timida, infatti va un po' scappando. Avremmo avuto piacere di vederla ai nostri microfoni, perché il ruolo che svolge è un ruolo modesto, ma è importantissimo e fondamentale per tutto il lavoro di coordinamento delle scuole, di convogliamento su questo campo e di organizzazione e rapporti con le federazioni e gli enti che devono chiaramente cooperare su questo campo, che abbiamo visto andare dall'ambito sanitario, come abbiamo avuto modo prima di ascoltare l'intervista con il dottore che presta la sua assistenza alle atlete, ai giudici, quindi alla federazione, che poi abbiamo parlato di giudici, ma noi abbiamo parlato poi di tutto il personale che è legato all'organizzazione proprio del campo e quindi all'individuazione, alla sistemazione del percorso. Ecco, intanto parlavamo proprio dei giudici e si è riavvicinata a noi la giudice che ci ha fatto compagnia poco fa. Ci mettiamo a favore della camera. Ci puoi dare qualche indicazione su queste ultime due gare che sono state fatte, juniores? Sì, prima i maschili, le femminili hanno fatto un chilometro in meno, giustamente le femminucce, ordinatissime, un bell'agonismo, due belle gare, tutte e due bravissime entrambe le categorie, tutti e due juniores. Senti, sono riusciti tutti gli atleti ad arrivare alla fine della gara o qualcuno si è fermato? Perché abbiamo visto qualcuno, soprattutto per le ragazze, un po' più affaticato, però non sono riuscito a seguire se poi era arrivata alla fine o meno. Siete riusciti ad avere questo... questa indicazione? Sì, una ragazza, il pettorale 189, ha avuto un problema al piede e quindi si è fermata dopo due giri, però vabbè, dopo si è ripresa, comunque non ha terminato la gara, però ci siamo accertati che andava tutto bene, c'era il medico, tutto a posto, sì. Quindi è l'unica atleta che non ha portato a termine la gara, la competizione? Solo una ragazza, sì. Sì. Che in una competizione come questa, con tanti partecipanti, parlavamo di più di 400 mi sembra prima con il coordinatore regionale, credo ci stia. Sì, è previsto un solo ritirato, sì, va bene, sì, 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 sì. Un'ultima cosa, adesso il vostro compito è praticamente quasi terminato, no? Sì. Giusto, come ve ne andate, con l'animo... teso, coso, oppure così come ti vedo, sorridente e rilassata? No, con molto entusiasmo, perché comunque loro trasmettono molta energia, quindi è anche bello vedere questi ragazzi, è bello partecipare a questi eventi, sì. Consiglio a tutte le donne specialmente di praticare lo sport per la forma fisica e per la bellezza. Un'ultima cosa, la categoria speciale, siccome viene un po' nascosta purtroppo dall'attenzione delle nostre telecamere, perché vengono giustamente, a mio avviso, coinvolti con i normo dotati, però poi sappiamo che fanno classifica a parte, giusto? Come si è svolta per la regolarità e per la prestazione anche di questi ragazzi, la loro prova? Io penso che anche loro, da quello che abbiamo visto, li ho visti entusiasti, si sono divertiti, sorridenti, non si sono lamentati. Qualcuno è stato proprio bravissimo, perché poteva anche non fare tutto il percorso,
perché loro possono anche fare meno come chilometraggio, diciamo. Però, cioè, questo per regolamento è previsto che possono fare meno, ma secondo qualche indicazione o secondo quelle che sono le loro capacità? No, se loro non ce la fanno possono concludere la gara con un qualche giro in meno, però giustamente hanno voluto fare tutto il percorso, quindi complimenti anche a loro, sì. Si sono divertiti fino in fondo, insomma. Sì, sì. Ok, ti ringrazio molto per queste indicazioni. Ciao, ciao, ciao. Allora, abbiamo avuto, penso, delucidazioni su tutto quello che è l'ambito che organizza, sviluppa e conclude questa manifestazione. Ci prepariamo adesso ad attendere quella che sarà la premiazione finale di queste quattro gare. Ed ecco che abbiamo adesso lo spazio che è predisposto alla premiazione, che è stato allestito, e sono stati chiamati anche gli atleti e le squadre chiaramente che dovranno essere premiate, che vediamo qui inquadrate in questo spazio. Il gazebo che ospiterà la premiazione e fa da sfondo al podio per il primo, secondo e il terzo classificato, mentre verranno consegnati a tutti quanti gli atleti poi che avranno la fortuna di avvicinarsi al podio. Non trascuriamo chiaramente l'omaggio che viene fatto dallo sponsor e che abbiamo detto è a base di pasta. Che dà un menù all'interno e idoneo appunto per i giovani che partecipano a questo tipo di manifestazione. La manifestazione, vi ricordiamo, è la gara di corsa campestre organizzata dall'Ufficio Scolastico Regionale Campania, per la precisione dall'Ufficio Scolastico Undicesimo dell'ambito provinciale di Napoli, insieme con la Federazione di Atletica Leggera di Napoli. Ancora pochi minuti, crediamo, prima di poter procedere alla classifica. Intanto chiediamo al coordinatore regionale di avvicinarsi al nostro microfono per avere un'ultima impressione. Vieni, Raimondo. Ormai la gara si è conclusa, penso che possiamo tranquillamente sapere come è andata questa gara e se ha rispettato quelle che erano le vostre aspettative. Questo sicuramente, non avevamo dubbi, anche perché la squadra ha funzionato anche questa volta, si tratta come sempre. La squadra organizzativa. Certo, certo, la nostra squadra, ma comunque grazie ai ragazzi e docenti che sono venuti qui stamattina, perché a parte tutto è stata una bellissima giornata di sole, ho dovuto passare una giornata all'aria aperta, nel verde, e adesso procederemo alle premiazioni e così ci saranno le scuole che andranno alla fase regionale tra 15 giorni circa. Nel strutturare le classifiche sono nati imprevisti oppure è stato tutto molto regolare? No, no, assolutamente, anche perché noi sulla linea del traguardo abbiamo la telecamera per evitare qualsiasi dubbio se ci sono difficoltà o altri problemi durante la gara. Soltanto erano oltre 100 ragazzi, quindi prima di metterla a fissa l'abbiamo ricontrollata più volte che non c'erano errori, ma tutto tranquillo e regolare. Adesso più o meno, prima di poter procedere innanzitutto le premiazioni previste quali sono? Sono per le categorie a squadre allievi e allieve, juniores maschile e femminile, poi i primi sei di ogni categoria verranno premiati. Quindi premiazione individuale e a squadra, sì, giusto? Sì, assolutamente, squadre individuali. Come dicevo prima, ai primi tre sul podio ci sarà anche questo pacco di pasta multiplo del Pacificio Leonessa, così i ragazzi avranno modo di ricordare la campestre anche per questo pacco di pasta. Abbiamo saputo che questo pacco regalo comprende anche un menù che è stato fatto in maniera appropriata per quelli che sono i partecipanti, giusto? Quello forse proveranno i genitori, però all'interno ci dovrebbe essere un calendario ricco di ricette che i genitori potranno sicuramente divertirsi a elaborare. Ok, ti ringraziamo Raimondo e adesso ci prepariamo ad assistere alla premiazione. Ciao. Presente.
Mi ascoltate ragazzi, insegnanti, mi ascoltate? Allora, noi a questo punto possiamo procedere con le premiazioni. Come al solito iniziamo con la categoria che è partita prima, ovvero con gli allievi. Premiamo i primi sei classificati e per questa prima premiazione chiamiamo al podio Tecchia Lorenzo, De Nicola Francesco, Di Meglio Francesco, Tatafiore Andrea, Di Napoli Sergio, De Felice Giovanni. Questo è il podio. Effettuerà la premiazione il professor Raimondo Bottiglieri. Prepariamo le medaglie. Iniziamo sempre dal sesto posto. Medaglia per Lorenzo Tecchia, Liceo Calamandrei, Napoli. Segue il quinto posto, Francesco De Nicola, Giancarlo Siani, Casal Nuovo. Ai piedi del podio, Francesco Di Meglio, Istituto Mattei Casamicciola. Saliamo sul terzo gradino, Andrea Tatafiore, Liceo Sbordone, Napoli. Medaglia d'argento per Sergio Di Napoli, ancora per il Liceo Sbordone di Napoli. Conquista il titolo provinciale di corsa campestre, categoria allievi, Giovanni De Felice, Liceo Sbordone, Napoli. Applauso per tutti, grazie. Ed ecco, vediamo che viene consegnato quello che è il premio con il pacco Pasqua Leonessa, appunto. Foto ricordo per tutti. Grazie, complimenti e cambiamo podio. Passiamo alle allieve. Ecco che si preparano per poter premiare le allieve individuali. Anna Piccola, la professoressa Anna Piccola, che chiamiamo al podio. Ricordiamo che la professoressa Anna Piccola è la referente per l'ufficio scolastico undicesimo dell'ambito provinciale di Napoli. Incarnato Formisano, questo è il podio della categoria allieve. Ripeto, Migliaccio, Frier, Cucciniello, Ranieri, Incarnato Formisano. Vengono chiamate le sei atlete che partecipano al podio. Iniziamo e sentiamo ora la classifica. Veronica Migliaccio, Mattei Casamicciola, ogni premiazione un applauso. Al quinto posto Giulia Freyer, Falcone Pozzoli. Ai piedi del podio, quarta posizione, Simona Cucciniello, Liceo Pitagora, Benedetto Croce, Torre Annunziata. Saliamo sul terzo gradino, Giorgia Ranieri, Liceo San Nazaro, Napoli. Medaglia d'argento per Irene Incarnato, convitto nazionale, Vittorio Emanuele II, Napoli. Vince il titolo provinciale di corsa campestre, categoria allieve, Maria Rosaria Formisano, Liceo Nobel Torre del Greco. Dopo premiato. E viene così quindi ufficializzata la classifica per questa categoria e consegnato anche a loro il pacco regalo del pastificio Leonessa. Pasta Leonessa. Oggi si mangia pasta. Grazie. E le ragazze si allontanano quindi adesso dal podio ed è adesso il momento della premiazione per le categorie speciali. Giuseppe Gargiulo sul gradino più alto, un applauso speciale per lui, complimenti, grazie, è Juventino, ma no, non lo fa, non lo premiate. Giuseppe Gargiulo, che prima abbiamo avuto anche il piacere di intervistare al nostro microfono, e che è il vincitore di questa categoria. E sul podio sale anche Anna Piccolo, la referente scolastica dell'ambito provinciale di Napoli,
per fotografarsi in questo momento decisamente emozionante. Passiamo ad un'ulteriore categoria, è la volta della categoria juniores maschile. Invitiamo al podio Guzzo, Vecchione, Primavera, Ruggero, Manzo, Sorrentino. Ecco, sono stati chiamati al podio gli juniores maschili che parteciperanno appunto a questa premiazione. Intanto che i ragazzi si predispongono per poter ufficializzare questa premiazione. Raimondo, chi premia questa specialità? Professoressa Claudia Micco. Ecco, sesta posizione per Giovanni Guzzo. La professoressa Micco premia, viene chiamato il sesto classificato. Quinto posto, Davide Vecchione, Liceo Pitagora, Benedetto Croce, Torre Annunziata. Al quarto posto, Enrico Primavera, Giovanni Falcone, Pozzuoli. Al terzo posto si è classificato Massimo Ruggero, Mattei Casamicciola. Medaglia d'argento assegnata a Francesco Manzo, Caravaggio, San Gennaro Vesuviano. E il titolo provinciale di corsa campestre, categoria juniores maschile, assegnato a Fabio Sorrentino, Liceo Pitagora, Benedetto Croce, Torre Annunziata. Complimenti anche per il podio, la pasta leonessa. E quindi adesso si procede alle fotografie che, come dire, conserveranno nel tempo questo momento, e viene preparato nel frattempo la premiazione per la categoria juniores femminile. Premia, come avete sentito, la professoressa Alfieri. Pianese, Lo Giurato, Salvati, Di Matteo e Salatino. Le ragazze che parteciperanno a questa premiazione si avvicinano al podio. Le sei ragazze che costruiscono adesso l'ufficializzazione di questa gara. Ecco il sesto posto. Istituto Mattei Casamicciola. Quinta posizione, Angela Pianese, Giovanni Falcone Pozzuoli. Quarto posto, Sabrina Lo Giurato, Virgilio Pozzuoli. Sul terzo gradino sale Simona Salvati, Mattei Casamicciola. Medaglia d'argento, Giorgia Di Matteo, Virgilio Pozzuoli. Giorgia Di Matteo, Virgilio Pozzuoli. Vince il titolo provinciale di corsa campestre Giulia Salatino, Liceo Nazzaro, Napoli. In modo molto sicuro Giulia ha fatto il passo sul podio un attimo prima che venisse chiamata. Chiaramente era soltanto, questa è il momento, rappresenta, vuol dire, l'ufficializzazione di una classifica che ormai agli atleti è già nota. E adesso si procede alla premiazione per squadre. La premiazione sarà effettuata dal, se avete sentito, dal professor Dino Vannacore, che è un collaboratore, quindi un referente dell'ufficio scolastico regionale. Per la categoria allievi chiamiamo l'Istituto Pitagora, Liceo Convitto Nazionale e Liceo Sbordone. Terzo, secondo, primo. Allora, le squadre vengono invitate ad avvicinarsi al podio ed ecco la premiazione. Liceo Pitagora, Benedetto Croce, Torre Annunziata. Il Benedetto Croce viene invitato a salire sul podio al terzo posto. E viene chiaramente invitato anche il docente della scuola ad avvicinarsi al podio. Le medaglie bisogna darle ai partecipanti alla gara. Certo, perché è prevista chiaramente una medaglia per tutti i partecipanti che si sono avvicinati al podio, chiaramente. I terzi è la scuola, ha detto Liceo Pitagora, Benedetto Croce, Torre Annunziata.
Ecco, passiamo alla seconda scuola. Ecco la seconda classificata. Il liceo Convitto Nazionale, Vittorio Emanuele II Napoli, punti 35. Vi ricordiamo che il punteggio viene determinato sulla base dell'ordine di arrivo degli atleti che costituiscono la squadra, anzi per la precisione dei primi tre atleti. Siamo i docenti pure per la squadra, per la coppa. I docenti per ritirare le coppe, per piacere, i docenti. Lo speaker invita i docenti ad avvicinarsi al podio per poter ritirare la coppa. Consegniamo adesso il primo premio classificato. Ed ecco il primo classificato. Per la scuola Liceo Sbordone Napoli, che ha totalizzato 6 punti. Ed ecco l'insegnante che si avvicina al gruppo di ragazzi e la consegna della coppa. Seconda classificata il liceo Convitto Nazionale, terza classificata il liceo Pitagora Benedetto Croce Torre Annunziata. I ragazzi invitano il docente ad avvicinarsi, c'è come un momento di timidezza da parte dei docenti ad avvicinarsi al podio. Eccoli qua, i tre docenti con le loro squadre sul podio per la consueta foto ricordo. Intanto ci prepariamo, anzi per la pressione lo speaker si prepara ad organizzare la premiazione successiva. Gli allievi, passiamo alla categoria allieve, allievi donne. Professoressa Patrizia Del Mastro. Professoressa Patrizia Del Mastro effettuerà questa premiazione delle allieve. Invitiamo al podio l'Istituto Mattei, il Liceo San Nazaro e il Liceo Pitagora Benedetto Croce. Allora, al terzo posto abbiamo classificato il Liceo Mattei Casamicciola, Casamicciola. Liceo Mattei Casamicciola, punti 45. E intanto approfittiamo di questo momento nel quale si organizza il podio con questa premiazione per ringraziare la presenza qui di ondaweb.tv, la quale ha permesso l'organizzazione di questa diretta streaming. Ondaweb.tv, è possibile digitare semplicemente questo nel link per poter accedere alla pagina e poter eventualmente rivedere poi questa manifestazione. Manifestazione che è stata condivisa anche nella pagina di Facebook APS Controtempo e nella pagina del gruppo degli insegnanti di educazione ed educazione fisica Campania, appunto ed.fisica Campania, che è un numero riservato agli insegnanti per la regione Campania di educazione fisica, gruppo chiuso. A me stai chiamando. Adesso c'è la consegna delle coppe, dicevamo la terza classificata dell'Istituto Mattei in Casamicciola, professoressa, il docente della scuola, ecco, terza classificata dell'Istituto Mattei in Casamicciola, al secondo posto il liceo classico San Nazaro, Napoli, vince la scuola liceo statale Pitagora Benedetto Croce Terra Annunziata. Complimenti. E fra gli applausi ecco questa premiazione e con la consueta foto ricordo. E ci prepariamo alle ultime due premiazioni per la categoria juniores.
I ragazzi, come sempre, una volta che si avvicinano al podio ne restano affascinati, giustamente, è una conquista guadagnare questo spazio. E iniziamo dalla categoria e sì, ci prepariamo alla categoria successiva, classifica squadra. Mercalli Napoli e Pitagora Benedetto Croce Torre Annunziata. Le squadre coinvolte, ecco la classifica. Scuola classificata, Caravaggio, San Gennaro Vesuviano, punti 27. Caravaggio, famoso pittore. Ci sta un attimo di verifica forse nella trascrizione di certi dati, che potrebbe essere nato un momento di confusione, diciamo potrebbe, perché chiaramente non siamo certi di quello che è successo, in quanto non si ritrovano la presenza della squadra chiamata sul campo e quindi sorge spontaneamente e logicamente questo dubbio. Attendiamo un attimo. Ecco, sì, c'è stato un errore di trascrizione, viene adesso rettificato tutto e viene richiamata la squadra terza classificata. Mercalli, no Caravaggio, quarto è Caravaggio. No, noi siamo più onesti di te e rispettiamo gli errori. Un simpatico botta e risposta fra lo speaker e il pubblico e gli insegnanti, per la precisione. C'è uno spirito molto allegro comunque sul campo. Abbiamo detto terzo Falcone. Ah, terzo. Allora, ditemi la precisione. Sentiamo da vicino quelle che sono le difficoltà nate soltanto dalla trascrizione della classifica a penna. Però leggo la classifica stampata, che invece è molto chiara. Intanto viene premiato al terzo posto la squadra del liceo scientifico Mercalli. Allora, terza classificata Mercalli, 27 punti. Con punti 27. Al secondo punto il Mattei di Ischia. Benedetto Croce. E dopo le prime, no, mi sembra confuso questo video diverso dall'altro. E al primo posto l'istituto Benedetto Croce. Benedetto Croce, che istituto è? Istituto, questo è anche un liceo sportivo. Liceo sportivo Pitagora Croce di Torre Annunziata. Che tra l'altro quanti ce ne sono? Scientifico, classico. Come licei scientifici, sportivi, quanti ce ne stanno? Sono 11 in Campania. 11 licei sportivi in Campania, tra parentesi il Pitagora è quello che ha iniziato un anno in anticipo assieme a quello di Avellino con una sperimentazione utilizzando il 20% della quota parte un anno prima, la sperimentazione rispetto a quella nazionale. Quindi sono un po' quelli che hanno gli antesignani in Campania, la scuola di Avellino e Torre Annunziata. E quindi è meritato il podio anche sotto questo punto di vista? Assolutamente, assolutamente sì. E poi un liceo scientifico con la curvatura sportiva, perché liceo scientifico, liceo sportivo è a tutti gli effetti un liceo scientifico che ha una curvatura sportiva, quindi è bene far capire che non è una cosa più semplice ma più complicata, perché fanno tutto quello che fanno in uno scientifico, in più c'è la curvatura sportiva che riguarda l'aspetto della giurisprudenza sportiva, ciò che riguarda anche la medicina sportiva, la chimica, la fisica, quindi sicuramente. Quindi non solo pratica? No, assolutamente, assolutamente, perché lo scopo non è quello di fare atleti o liceo sportivo, ma di dare un ampio vessaglio di professionalità nel mondo dello sport, che possono essere non solo dai tecnici, ma anche da medici sportivi, giornalisti sportivi, nell'ambito dell'alimentazione, tutto ciò che è legato allo sport e anche il turismo sportivo. Grazie Raimondo, e intanto ci prepariamo alla premiazione juniores femminile. Premia proprio il coordinatore regionale, professor Raimondo Bottiglieri. La terza è Giovanni Falcone Pozzuoli, 28 punti. Ecco le atlete dell'Istituto Falcone di Pozzuoli.
Al secondo posto Virgilio Pozzuoli, punti 18. Avrete notato che il punteggio è a decrescere proprio perché si basa sul presupposto della posizione di arrivo, per cui il primo classificato e il terzo classificato per esempio faranno sicuramente molti meno punti dell'ultimo e del penultimo classificato. Provinciale di Corsa Campestre, l'Istituto Mattei di Casamicciola, punti 17. Abbiamo visto l'entusiasmo di queste ragazze ed eccole sul podio. Premia sempre il coordinatore regionale per l'ufficio scolastico regionale, per l'appunto il professor Raimondo Bottiglieri. Raimondo Bottiglieri, che si consegna anche le coppe alla terza classificata all'Istituto Giovanni Falcone Pozzuoli. Al secondo posto il Virgilio Pozzuoli e vince Mattei Casamicciola. Ecco l'ultimo momento legato a questa premiazione, l'entusiasmo anche dell'insegnante. Che allunga le mani addirittura per prendere la meritata coppa. E quindi la consueta fotoricordo di questa grande festa di sport riservata ai giovani delle scuole statali di Napoli e provincia. Con questa premiazione possiamo dichiarare ufficialmente chiusa la manifestazione dei campionati studenteschi 2016-2017 legata alla fase provinciale di Napoli.